Buonasera dal Prima TG. Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti, l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in relazione al Recovery Plan. I deputati di Fratelli d'Italia si sono astenuti sul voto della risoluzione di maggioranza. Il Premier, poi, è giunto in Senato per le altre comunicazioni. Ascoltiamo proprio un estratto delle sue parole. Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, un insieme di numeri, di obiettivi, di scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli italiani. Le nostre, ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne e dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l'educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l'ha o lo ha perso. Le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio. L'ansia dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà. La consapevolezza di ogni comunità che l'ambiente va tutelato e protetto. Ma nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del Paese. La misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e la sua reputazione come fondatore dell'Unione Europea e protagonista del mondo occidentale. Non è dunque solo una questione di reddito, lavoro, benessere, ma anche di valori civili, di sentimenti della nostra comunità nazionale che nessun numero, nessuna tabella potranno mai rappresentare. Dico questo perché sia chiaro che nel realizzare i progetti, i ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e dei nostri figli e dei nostri nipoti. E forse non vi sarà più tempo per porvi rimedio. Nel presentare questo documento, al quale è strettamente legato il nostro futuro, vorrei riprendere, specie all'indomani della celebrazione della Festa della Libertà, una testimonianza di uno dei padri della nostra Repubblica. Scriveva Alcide De Gasperi nel 1943: «Vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere. L'opera di rinnovamento fallirà se in tutte le categorie, in tutti i centri, non sorgeranno degli uomini, diremo oggi delle persone, disinteressate, pronte a faticare e a sacrificarsi per il bene comune». Parliamo della campagna vaccinale in tutta Italia. Una volta che saranno vaccinati gli over 65, il criterio potrebbe infatti cambiare. Quello delle fasce d'età potrebbe essere in parte derogato, avviando le somministrazioni in maniera generalizzata, appoggiandosi anche alle aziende. Ci sarebbe quindi una maxi categoria di under 65 da vaccinare, ma con più flessibilità. Ma perché questo avvenga è imprescindibile poter contare su abbastanza dosi di vaccini. Lo ha spiegato proprio il commissario straordinario dell'emergenza coronavirus, il generale Francesco Figliuolo. Quando verrà messa in sicurezza, dichiara, una massa critica di over 65, si aprirà tutto in maniera parallela, dando spazio alle aziende, a coloro i quali in questo momento hanno messo a disposizione i loro spazi per la cittadinanza, inviando le dosi e aprendo in maniera contemporanea per far ripartire il paese, dando spazio e respiro anche alle classi produttive. Per quando si sarà finito di immunizzare questa categoria, dovrebbero essere disponibili abbastanza dosi di vaccini per poter procedere in maniera parallela, come spiegato appunto da Figliuolo, e puntare a ridurre le tempistiche appoggiandosi anche alle aziende.
Il commissario straordinario infatti ha precisato che nel secondo trimestre dell'anno, quindi tra aprile e giugno, arriveranno in Italia circa 62 milioni di dosi, a cui si sommeranno nel prossimo trimestre altri 94 milioni di vaccini. Solo per maggio, infatti, sono previste forniture tra i 15 e i 17 milioni di tutti i vaccini. Nuovo aggiornamento intanto della curva pandemica sul territorio nazionale con i dati diramati come di consueto dalla Protezione Civile. Nel bollettino di oggi, martedì 27 aprile, sono certificati in Italia 10.404 nuovi contagi, 373 vittime e 14.688 guariti nelle ultime 24 ore. I tamponi elaborati sono stati 302.734 per un tasso di positività in discesa di 2,4 punti percentuali che si attesta quindi sul 3,4%. Prosegue nel saldo complessivo la discesa sia delle terapie intensive meno 101 unità sia dei ricoveri ordinari meno 323 unità. Sono 1.654 i positivi del giorno invece in Campania, di cui 1.126 asintomatici e 528 sintomatici. I tamponi effettuati oggi sono stati 18.035, di cui 9.701 antigenici. I deceduti sono invece 37, 25 nelle ultime 24 ore, 12 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, mentre guariti sono 1.657. Il report dei posti letto su base regionale prevede 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, di cui occupati 136. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.506. Da oggi inoltre in Campania sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia d'età 50-59 anni. Le convocazioni, fa sapere l'unità di crisi della Regione, si attiveranno nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l'arrivo di tutti i vaccini. Questo è l'aggiornamento comunicato dalla Regione, che procede senza stop alla campagna vaccinale. È stato sottoscritto in Campania un protocollo d'intesa per la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. A firmarlo appunto alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e rappresentanti di sindacati, Confindustria e ASL. A parlare proprio del prosieguo della campagna vaccinale il presidente della Regione Vincenzo De Luca, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Se pensiamo di fare la ricreazione e se non abbiamo comportamenti responsabili, ci giochiamo l'estate, dichiara. Ascoltiamolo. La Lega dovrebbe dire come si contrasta l'epidemia nei luoghi di assembramenti. Io per esempio sono per consentire l'apertura dei ristoranti di sera fino alle 23 e consentire il rientro dei clienti fino alle 23.30, avendo i clienti la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell'ordine che controllano il territorio. Non è lì, a mio parere, che si determina l'esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone senza mascherine che si trasmettono il contagio. Per quello che ci riguarda, stiamo facendo una cosa unica in Italia. La prossima settimana credo che distribuiremo 250.000 tessere di vaccinazione, la card della Regione, che certificherà l'avvenuta vaccinazione, cioè l'assunzione delle due dosi, e quindi chi sarà in possesso di questa card potrà circolare liberamente e andare nei ristoranti, cinema, teatri, anche al di là delle quote stabilite. Mi pare una cosa molto importante. Si tratta della green card che sarà distribuita a livello nazionale? La green card di cui parlano in Europa, di cui parlano in Italia e che a Napoli è già stata realizzata. Non lo troveremo scritto sui giornali, ovviamente. Mi è capitato di vedere una settimana fa un grande quotidiano nazionale che riproduceva una foto con la green card della Regione Campania, ma senza spiegare che era quella della Regione. Vabbè, lasciamo perdere, sapete come funziona ormai. Soltanto quella card, insomma, per i cittadini campani? Assolutamente, è più che sufficiente quella card, anche perché è estremamente sofisticata. È una card che tiene conto dei problemi della privacy, che contiene un microchip sul retro che, avvicinato a un cellulare, consente di avere tutte le informazioni della piattaforma digitale della Regione Campania. Quando è stato vaccinato, se è stato vaccinato innanzitutto, quando
e consente di avere anche altri servizi. Sulla card si può trasferire anche l'abbonamento, per esempio, di Unico Campania. Mi pare una bella ulteriore prova di efficienza in una regione che è all'avanguardia in Italia per il Covid. Vorrei che arrivasse a chi ci ascolta questo dato. I due dati che misurano la gravità del Covid sono semplicemente le occupazioni di terapie intensive e il numero dei decessi. Tutti gli altri dati sono manipolabili. Da questo punto di vista la regione Campania è la regione che ha il numero più basso di accessi in terapia intensiva e il numero più basso di decessi per Covid. Dunque, nonostante la carenza di vaccini, nonostante 15.000 dipendenti in meno, siamo la regione all'avanguardia nella battaglia contro il Covid. Ovviamente dobbiamo continuare e non rilassarci. A seguito di numerose ispezioni ad opera della Guardia di Finanza di Salerno, sono state poste sotto sequestro due aziende agricole, titolari denunciati per gravi violazioni alla normativa ambientale. Gli interventi delle Fiamme Gialle della prima compagnia a Montecorvino Rovella presso le sedi di due imprese del settore caseario hanno portato a sequestri ed arresti. In una prima occasione, nelle vicinanze del complesso aziendale, i militari hanno notato gli scarichi sospetti, accertando poi con un apposito sopralluogo la provenienza da una rete di caditoi e di pozzetti ricavati in diversi punti dell'area, attraverso i quali i reflui venivano sversati in canali adiacenti per poi sfociare a loro volta nei corsi d'acqua limitrofi. È infatti emerso che le varie strutture destinate al ricovero degli animali alla mungitura erano state realizzate in via totalmente abusiva. Tra queste anche una adibita a recinto per cavalli. In modo analogo venivano scaricati anche liquami prodotti nel secondo allevamento a neanche 5 km di distanza, in cui i finanzieri hanno riscontrato identiche violazioni alla normativa ambientale. Le acque reflue, ben visibili sul piazzale adiacente allo stabilimento, sarebbero state incanalate in una serie di tubature fino a raggiungere un piccolo torrente che più a valle incontra il fiume Tusciano. Inoltre, perlustrando i locali della ditta, i finanzieri avrebbero scoperto un'ampia gamma di detergenti chimici utilizzati per il lavaggio degli impianti e delle celle di refrigerazione del latte, risultati altamente tossici sia per l'ambiente che per gli animali. Ad Avellino, trend positivi Covid in risalita, il sindaco Gianluca Festa nella sua consueta conferenza stampa ha voluto avvisare i cittadini irpini. Ascoltiamolo. Continuiamo a essere responsabili e maturi. La zona gialla ci consente sicuramente pian piano di avvicinarci alla normalità, ma non possiamo immaginare che ci sia il liberi tutti per cui si torna a gennaio del 2020. Assolutamente no, sarebbe un errore gravissimo che poi pagheremmo nei prossimi mesi. Allora massima attenzione, questo è solo un andamento che rappresenta un alert. Questo aumento è un aumento che non mi piace. Io sono fiducioso, convinto che il dato potrà essere migliore in questa settimana, anche se chiaramente registriamo nei giorni successivi l'andamento del virus. Non immagino che dalla sera al mattino successivo ci possa essere la positività, però è un andamento che non mi piace e quindi mi raccomando, non abbassiamo la guardia. Questo invece, questa è la proiezione del coefficiente su 100.000 abitanti, 148,09. La Campania è sempre più alta, ma ribadisco, noi siamo abituati, siamo sempre stati abituati ad avere una percentuale più bassa della Campania, notevolmente più bassa, e dobbiamo tornare ad avere questi numeri. Io non voglio che ci sia invece questo aumento. Guardate, anche rispetto alla scorsa settimana c'è un trend, rispetto anche a due settimane fa c'è un aumento. Campanello d'allarme che deve farci aprire gli occhi e deve farci prestare la massima attenzione. Attenzione che io ho riposto nella mia ordinanza con la quale ho rinnovato la DAD per le scuole superiori. Io comprendo che ci sia un disagio, io lo so, mi rendo conto, però guardate, in questo momento questi dati confermano il mio atteggiamento rispetto anche a quello che accade in provincia. Noi ora più che mai non possiamo sbagliare.
Il Comune di Napoli mette a disposizione del Museo Archeologico Nazionale 3 locali della Galleria Principe di Napoli per promuovere laboratori urbani di arte, musica, artigianato, letture e di didattica a beneficio di tutta la città. Ascoltiamo i protagonisti. Costruire un quartiere della cultura, una piccola Montmartre all'interno della quale il MAN possa coordinare lavori di giovani, esposizioni di mostre, spettacoli e anche presentazioni di libri o di altre opere. Nell'intento che abbiamo con il Comune, che ringrazio sentitamente, c'è quello veramente di considerare il MAN e la Galleria un tutt'uno, una spina dorsale che lega i principali istituti culturali del quartiere. Un progetto che punta ad un quartiere e a un distretto culturale, alla valorizzazione del monumento, ma soprattutto alla valorizzazione di un'area, quella del museo. E lo facciamo a poche ore dalla riapertura dei musei e quindi un segnale anche concreto. Lo facciamo oggi, ma lo facciamo anche con una visione lontana. Infatti vogliamo, attraverso il MAN, far partire laboratori, occasioni concrete per gli studenti delle Accademie di Belle Arti e per l'Università della zona, opportunità di lavoro. Quindi una progettualità che punta anche alla rinascita della nostra città nel Covid e dopo il Covid, puntando e investendo in modo quindi tanto concreto nella cultura, nel turismo e soprattutto nella profonda ricchezza dei luoghi del patrimonio della città di Napoli come la Galleria Principe. Torniamo a parlare di Covid, questa volta a Caserta. Infatti l'ASL di Terra di Lavoro ha pubblicato oggi il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico su tutto il territorio. Nella giornata odierna di martedì 27 aprile sono 172 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 3 vittime e 164 guariti. I tamponi analizzati sono stati 2.265 per un tasso di incidenza che cala notevolmente, attestandosi al 7,59%. Nel saldo complessivo lieve aumento dei positivi, con 5 unità in aumento di casi attivi in tutta la provincia. Caserta resta comunque in cima per numero di casi attualmente positivi, con 455 attuali contagiati, seguita da Maddaloni con 432 e Marcianise con 431. Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, ha comunicato che da oggi sarà possibile vaccinarsi all'ospedale di Marcianise senza prenotazione. L'accesso infatti sarà libero dalle 12 a mezzanotte e riservato agli utenti della fascia d'età 60-69 anni residenti nei comuni del locale distretto, oltre a Marcianise anche Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale e San Marco Evangelista. Sarà somministrato il vaccino AstraZeneca e tutti gli interessati potranno presentarsi liberamente, dovranno però seguire una fascia oraria a seconda della lettera del cognome. Ci si vaccinerà dalla lettera A alla lettera L. Le operazioni proseguiranno anche il giorno successivo, mercoledì 8 alle 23, dalla M alla Z. L'ASL provvederà a disciplinare l'accesso come comune, infatti daremo la massima collaborazione nelle operazioni, dichiara lo stesso Velardi. L'invito pressante è di evitare assembramenti. Con calma e con intelligenza si può fare tutto. Grazie anticipatamente per la collaborazione, conclude il primo cittadino. La Confesercenti provinciale di Caserta ha promosso nelle scorse ore un incontro con l'assessore alle attività produttive del comune di Caserta, Emiliano Casale. Presenti con l'assessore anche il presidente provinciale di Confesercenti Caserta, Salvatore Petrella, il direttore Gennaro Ricciardi, il presidente Fiepet Confesercenti, Nicola Ferraro, e il presidente provinciale Amba Confesercenti, Sebastiano Bernardo, e il suo vice Giuseppe Amoroso. Oggetto della discussione l'istituzione del canone unico di concessione e regolamenti sull'occupazione del suolo pubblico, impianti pubblicitari sul commercio delle aree pubbliche. Ringrazio l'assessore Casale per aver partecipato. Oggi le imprese che assistiamo hanno bisogno di misure, di intervento pratiche e veloci, nonché di risparmiare, commenta Salvatore Petrella, presidente provinciale di Confesercenti Caserta. Se a tutto ciò aggiungiamo che ci saranno miglioramenti per quanto attiene il decoro urbano, allora possiamo auspicare ad una città che accoglie favorevolmente anche lo sviluppo del commercio. Anche se in questo particolare periodo storico bisogna auspicare in primis una rapida ripresa.
Gli fa eco anche Sebastiano Bernardo, presidente di AMBA Confesercenti. Lo stop all'occupazione del suolo pubblico è un passo importante per la categoria degli ambulanti, uno stop che chiedevamo da mesi e che finalmente vede la luce. Ringrazio l'amministrazione comunale di Caserta per aver attuato le disposizioni del governo centrale. Terminiamo come di consueto con lo sport e con la Serie A. Napoli show ieri all'Olimpico di Torino con gli azzurri che vincono 2-0 e le splendide reti di Bakayoko Osimhen già nel primo tempo e si rilanciano così in classifica raggiungendo il terzo posto in condominio con Juve e Milan. Una prestazione sin da subito convincente con Gattuso che schiera non solo la migliore formazione ma che ha trovato la quadra perfetta per gli azzurri che riescono a convincere anche contro le piccole e non solo con le big. Una fase difensiva solida, qualità a centrocampo e un attacco famelico, le caratteristiche di una squadra che si proietta a essere tra le protagoniste in assoluto di questo finale di stagione. A commentare la sfida con il Napoli ancora in silenzio stampa il tecnico di casa, Davide Nicola, in conferenza stampa. Bisogna fare i complimenti a questo Napoli, dichiara, una squadra molto forte, mi hanno dato veramente tutto, non potevano fare altro. Sul secondo gol forse potevamo dare qualcosa in più in termini di attenzione, ma alla fine loro sono stati premiati da un rimpallo. Sarebbe stato meglio non prendere subito il secondo gol, ci ha tagliato definitivamente le gambe. Non abbiamo però mai mollato fino alla fine. Incontravamo una squadra che di qualità ne ha tante, ha meritato di vincere. Abbiamo però raccolto 4 punti contro squadre forti, ma adesso ci concentriamo verso i prossimi impegni. Abbiamo cercato di gestire al meglio anche la situazione infortunati e diffidati, ma dovevamo controllare anche gli ammoniti in campo e i cambi sono solo 5. Di questo gruppo mi fido ciecamente di tutti e supereremo anche queste assenze. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio ancora con i nostri programmi in prima serata, infatti si continua a parlare di sport con Sport 91 Live, quindi mi raccomando non mancate. Invece appuntamento come di consueto a domani mattina live ore 6:55 con la rassegna stampa di Teleprima. Una buona serata.